Sì, una tappa importante perché abbiamo rotto il diaframma tra le due parti della galleria di quest'opera, che è un'opera strategica per Catanzaro e per la Calabria. Devo ringraziare il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Siviglia, che ha svolto un lavoro straordinario. Vedo che c'è la Guardia di Finanza, i Carabinieri, perché quest'opera è soggetta al protocollo di legalità che è stato stipulato per fare in modo che i calabresi abbiano le infrastrutture di cui necessitano senza che queste siano oggetto della pretesa della criminalità organizzata. Mi è piaciuto molto vedere gli operai, i minatori festeggiare, dimostrano un grande attaccamento al lavoro e sono contento che ci sia questa bella Calabria che oggi si presenta. L'opera dovrà essere conclusa entro dicembre 2023, quindi entro dicembre dell'anno prossimo dovremo avere finalmente questa metropolitana che congiungerà Catanzaro Lido fino a Germaneto, toccando anche l'università. Quindi una bella pagina per la Calabria, si dimostra che anche in Calabria le grandi infrastrutture sono possibili. Per contratto deve essere conclusa entro il dicembre del 2023. I lavori hanno subito un ritardo a causa della frana che ha coinvolto la parte sopra l'Università di Germaneto. Appena insediatomi l'anno scorso ho disposto un importante finanziamento di 10 milioni di euro per mettere in sicurezza quella zona e per consentire che i lavori andassero avanti. Sono contento perché sono state risorse ben spese, perché la parte più difficile dell'opera si è conclusa. Rimane fino a dicembre 2023 la parte, per così dire, più semplice. C'è qualche problema su Santa Maria perché ci sono stati dei reperti archeologici che sono stati rinvenuti, ma è un problema che, grazie a Ferrovie della Calabria che ha messo a disposizione dei locali per il ricovero di questi reperti, stiamo risolvendo, abbiamo di fatto risolto, per cui confido nel fatto che per dicembre dell'anno prossimo si possa avere finalmente la metropolitana di Catanzaro funzionante. Per Catanzaro e per la Calabria, rispetto all'Italia, rappresenta quelle imprese di grandi qualità, quelle direzioni dei lavori, quegli enti ovviamente a partire dalla regione, quel percorso che iniziò nel 2008 attraverso una partnership su un protocollo d'intesa, ma nello stesso tempo la dimostrazione che quando vogliamo siamo bravi, che quando vogliamo siamo anche in grado di realizzare tutto ciò che serve al nostro territorio, partendo dalle infrastrutture, dalla mobilità, ma devo dire che questa è un'opera altrettanto simbolica, non soltanto per l'importanza dei lavori eseguiti e di questa galleria che devo dire rappresenta, non dico un punto di arrivo, ma certamente quasi il traguardo, ma la possibilità soprattutto anche di guardare a quello che è la ricucitura di un territorio come la città di Catanzaro, dove il centro è stato sempre un po', diciamo, distaccato rispetto alle periferie, una ricucitura con il quartiere di Catanzaro Lido e soprattutto anche con l'asse di Crotone, che credo insomma in qualche modo agevoli tanti cittadini calabresi nel poter corrispondere su altri territori quelle che sono insomma le intenzioni e la volontà di poter lavorare, di poterlo fare, devo dire, in modo molto agevole. Oggi è una giornata importante, non solo ovviamente per le maestranze, gli addetti ai lavori e altro, ma quest'opera è strategica, come dicevamo prima, non per la città di Catanzaro, ma per l'intero asse urbano. Cioè, i meriti ovviamente sono delle imprese, delle maestranze, tutta la squadra che ha lavorato, direzione dei lavori, i responsabili dei procedimenti e altro, però uno dei meriti importanti dobbiamo darlo anche alla politica. Ricordo e ho voluto la presenza di Wanda Ferro in questa giornata, perché è stata una sottoscrittrice del protocollo intese quando era presidente della provincia, quindi Wanda non poteva mancare oggi, quindi grazie anche a chi da amministratore è stato lungimirante, ha pensato quest'opera e che ovviamente adesso darà l'urto non solo alla città ma in tutta la regione Calabria. L'intervento rimane ancora da completare, come ha già detto l'onorevole Ferro. Sostanzialmente ci restano però da portare a conclusione opere tutte cantierizzate ed avviate. Abbiamo il viadotto che è in avanzata fase di realizzazione, con gran parte delle fondazioni eseguite, i fusti delle pile in parte realizzati, l'impalcato che è in produzione, e abbiamo parte delle fermate, gran parte delle fermate come manufatti di stazione o di fermata realizzati. Stiamo lavorando alle opere di linea e naturalmente abbiamo
abbiamo fatto parte della trincea dell'Attraversamento di Santa Maria, che è una delle opere più complesse. Naturalmente non sono mancate le difficoltà e le sorprese, alcune piacevoli sotto alcuni punti di vista, come quelle archeologiche, dolenti da altri punti di vista, quali quelli dei tempi e delle modalità di avanzamento del cantiere, perché hanno comportato approfondimenti e risoluzioni di tematiche particolari e per quanto posso dire anche inconsuete, e con però un approfondimento e una maggiore conoscenza per la storia della città, che ha ritrovato delle origini greche che erano completamente sconosciute, almeno nella zona della Valle. La data della prima corsa speriamo che sia per l'inizio del 2024, senza fine 2023, inizio 2024, senza ulteriori intoppi o difficoltà, e confidando però nella collaborazione di tutti gli enti e amministrazioni di cui è necessario avere la vicinanza e il supporto, come è stato sino ad oggi. In parte questo è l'obiettivo che rimane fermo. Guardi, aprire una galleria davvero è vedere la luce in fondo al tunnel, ma nel senso fisico della cosa, e al contempo è una reale emozione, perché vedere e ricongiungersi due versanti di scavo, due aree di scavo che via via sono andate sempre più al centro della montagna e che a un certo punto diventano un'unica cosa, per chi l'ho vissuto giorno dopo giorno, come sicuramente le maestranze che ci hanno lavorato, le imprese, aggiungo anche me nel ruolo che ho svolto di direttore dei lavori e coordinatore, è una soddisfazione oltre che un traguardo, perché non è stato facile arrivare in fondo davvero al tunnel, perché lavorare al centro della terra implica naturalmente, all'interno di una montagna o sotto una montagna che dir si voglia, implica naturalmente affrontare via via problemi che non sono sempre gli stessi e che via via si comportano decisioni rapide per non fermare quello che è l'avanzamento dell'opera, cosa che è avvenuta e che oggi vediamo. Qualche dato tecnico: l'opera è un'opera, come ha detto il Presidente l'Onorevole Ferro, importante, è un'opera che si sviluppa per 8 chilometri lungo la Valle della Fiumarella e per 5 nel suo ricongiungimento con la Valle Coraci, cui 1,2 km sono quelli che stiamo vedendo in questo momento. Dopodiché a questa si accompagnano anche 6 chilometri di linea tra viabilità e piazzali a servizio dell'opera, sia per l'accesso alle fermate e sia per il superamento della linea con la soppressione dei passaggi a livello. L'opera consentirà, ne dico uno che poi è il più importante, di andare da Catanzaro Centro al Policlinico in circa 12 minuti. Questo, come diceva appunto prima l'Onorevole Ferro, è un traguardo fondamentale per Catanzaro, perché consente quella ricucitura e quella riconnessione tra le diverse parti del suo territorio che sino ad oggi è mancata e di cui la città avverte con urgenza il bisogno di riuscire a raggiungere. Questo analogamente si arriverà in meno di 20 minuti dalla città al mare, un pochi minuti a Santa Maria Germaneto. Sono tutti collegamenti impensabili sino ad oggi e aggiungo con tempi certi, viaggiando in sede propria con un mezzo pubblico efficiente e funzionale. Peraltro sono già stati acquistati parti dei treni e sono in produzione quelli aggiuntivi che servono per la funzionalità della linea.